già in giro con questa telecamera. Vista. Sono le 10:10. Mi ha mandato una foto mezz'ora fa che eri nel letto ancora dell'albergo. E adesso sei già in giro con la telecamera. Cosa vuoi? Dato che mi stai profondamente sul cazzo, ho ingaggiato uno di questi qua, quelli 500. Oh, okay, per rompere il motore e lasciarti l'olio. Infatti sembrava tipo, sei Super Mario Kart che lanciano le banane. Questo ha lasciato l'olio. Ho detto, ma perché alle 9? Vabbè, facciamo le valigie e torniamo a casa. Perché? Anziché fare 8 e 9 facciamo 9 e mezzo. Sto facendo 11:00. Non so come si guida su sta pista. Devo arrivare io, adesso entriamo dentro, facciamo una sportellata. Pomeriggio, portiamo la moto dentro i cartoni. Che pomeriggio? Tu cosa io vado fai? Al mare il pomeriggio. Perché vai al mare il pomeriggio? Boh. Perché ti senti così superiore da poter andare al mare? Boh. Ma poi al mare dove? A c'è un fiume secco qua e basta, che cazzo vai al mare? Quindi quando entriamo? Non lo so. Mi hai portato la maglietta? Che maglia? Dovete sapere che gli ho chiesto la maglietta, no? Perché stamattina mi ha dato la foto e ho visto questa maglia qua. Perché io voglio la maglia di Nascar. E mi ha risposto che me la darà quando vincerà la Race Attack. Quindi il 15 settembre ti porto la maglietta. Esatto, io di tutta risposta ho detto che io quel giorno sarò diventato già una donna. Quindi parliamo di un'altra vita probabilmente. Andiamo a bere il caffè. Andiamo a bere il caffè. Andiamo a bere il caffè. E vabbè, siamo qua per questa seconda giornata qua a Varano. Io comunque non capisco. Cioè, nello scorso video ho fatto 3 minuti di spiegazione in cui chiedo davvero col cuore in mano, gentilmente, di passare alla fine, quando è finita la giornata. Così ho il tempo da dedicare a fare due chiacchiere, divertirci, scherzare, conoscervi, fare le foto, tutto quello che volete, cioè posso star lì anche un'ora. Ma chiedo semplicemente la gentilezza di non passare finché sto girando. Niente, cioè è come se non l'avessi mai detto. 8:27 del mattino, sto mettendo la tuta. No, Nasco, ti prego, grande. E io che dico, ma ti faccio una domanda. L'hai visto il video in cui chiedevo di venire alla fine? Sì, cioè, quello che bisogna capire è che giriamo su delle robe che ci possono ammazzare a ogni curva. E io ho bisogno di starmene da solo. Cioè, è una richiesta che veramente faccio col cuore in mano. E non sto dicendo non venite a parlarmi, sto dicendo non venite a parlarmi finché non è finita la giornata. Quando poi è finita ci possiamo anche bere una birra insieme. Mi spiace continuare a dirlo e ripeterlo, però finché c'è gente che non ascolta, io dovrò continuare a metterlo nei video. Detto questo, la giornata inizia male perché prima di noi hanno girato queste auto storiche. E io ieri, quando l'ho vista arrivare nel box, ho detto vedrai, ve lo metto per iscritto, che una di loro romperà il motore e spargerà d'olio la pista. E infatti adesso l'attività di pista è sospesa, ancora prima che inizino le prove, perché c'è una striscia d'olio che va dalla S veloce fino al traguardo. Ed è un problema sia perché rischi di ammazzarti e sia perché adesso puliranno la pista. Però non si riuscirà a fare il tempo oggi in queste condizioni. Ma sì, sia solo i fardanni. Vabbè, vediamo se riescono a pulirla bene. Mamma che paura. Tutto quel filler lì per terra, raga. Un incubo. Sembra che la pista tenga, però paura. Fatto 11:04, chiudendo proprio il gas in quei punti, quindi il resto l'ho fatto forse meglio di ieri. Mi trovo in difficoltà nei cambi di direzione, perché io non riesco a fare il cambio di direzione e poi andare bene, preciso, alla corda della seconda in tutti i cambi di direzione per uscire poi forte. Quindi mi sento piantato lì. Quindi adesso proviamo ad ammorbidire un po' la molla davanti per caricarla un po' di più, per darmi un po' più di trasferimento e aiutarmi a chiudere. Quindi passiamo da 95 a 92,5. Ok. Perché sulla tua moto c'è un telefono con la trap? Perché ci stiamo caricando per fare il 9 basso. Poi questo qua, vedi questo qua strumento qua? Non lo stacco con le viti, lo sradico proprio. Vengo lì e te lo stampo sul casco. Mamma mia. In faccia no, perché già non sei dotato di rara bellezza, quindi non volevo rovinare ulteriormente la tua faccia. Però il casco sì, quindi stacco e bam. E te lo lascio anche, poi vado a casa, tanto l'ha pagato Barone, che cazzo ne frega. Ma ci sarà scritto 11:30 qui sopra. Se non 12. Se riesco a fare lo stesso tempo dell'altra volta sarei ben contento. Allora io te lo dico, se tu oggi fai lo stesso tempo dell'altra volta, sì, non torni a casa.
ma non perché ti vengo a menare, perché non sono capace. Sì, anche perché ti uso come stuzzicadente dopo che ho mangiato la carne. L'unica volta che mi sono menato me l'ho sorpresa. Semplicemente, mentre ti vedo che stai caricando la moto sul furgone, io salgo in macchina, l'accendo. E c'entri in proposito. Sì. Sereno. Cioè io non vado al mare, ma tu non vai a casa con la moto. Allora facciamo così, ritiro quello che ho detto prima, lo strumento lo tengo qua attaccato, gli do un cazzato che si rompe, ma non vedi il tempo. E almeno torno a casa con la moto. Dai, c'è solo questa, lasciamela. Comunque fa tanto quello che piange miseria, c'è. Ma guardate che leve fighe che ha lui sulla moto, eh. AliExpress, 4,99€, un bancale spedito. Ah, sono quelle robe cinesi che dopo una volta che le usi si consumano. Sì. Carter grattato come il mio. L'ho grattato. Aspetta, ieri. Non hai notato una particolarità della mia moto. Vai. Guarda la pedana destra. Sì. Ok. Che è di una marca. No. Guarda la pedana sinistra. Che di là l'avevo rotto. Non ce l'avevo, ma avevo un'altra pedana di scorta che mi ha regalato un amico e allora ho messo tutta la pedana direttamente. Ma io non devo farle vedere ste robe, perché poi ci sono gli idioti sui social che scrivono: oh, non sei fermo, perché ti fai battere da quello lì che ha la moto al contrario. Sì, il problema è che a me invece, al contrario, mi chiamano e mi dicono: oh, ma ti fai battere da youtuber, sei un coglione. E anche io gli dico: avete ragione, però zio cane, venite dentro e fatemi vedere voi. Ma poi com'è. Tutti quelli che parlano alla fine dove che sono? A casa. Io non li vedo qua in griglia. Molti che non vanno neanche in moto, tra l'altro. Sì, esatto. Però siccome tu fai lo youtuber, paradossalmente non puoi essere un pilota. Esatto. Ok, quindi è così. Io te l'ho già detto sul furgone a Franciacorta. Lascia stare qua Varano. Fammi un favore. Lascia perdere, che poi mi devo incattivire. Va bene. Anche se c'è il filler io entro, basta. Vado a piegarla. Mi hai rotto il cazzo. Entrare ai box e quando ero lì col braccio alzato che dico adesso rientro, vedo che mi passa D'Ambrosio, col cazzo che rientro, mi sono rimesso in traiettoria, 10 e 3, boom, così. Ti fai battere dagli youtuber. Mi faccio battere dagli youtuber. Ah, madonna che figura di me. Pensa se ti fai battere tu da un ciabattaio con una moto che costa come un caffè macchiato. Con la sua centralina ci compro il mio BMW intero, però. Cioè abbiamo il re di Varano che cerca di spiegarmi come si guida. Oh, io faccio il possibile. Ah, sì, ma tu lo sai il detto? Che se cerchi di lavare la testa all'asino, perdi tempo, acqua e sapone. Ah sì. Quindi l'asino in questo caso chi ha? Nasca. Lo devo subire io, sta roba qua, falle altre. Poi dobbiamo fare gli psicologi. Falli con lui. No, no, che tu ti metti a fare così e poi lui esce e non e poi va bene, la... poi piange. Nasca, mi sta attaccato al culo. Non è così che funziona. E poi si attacca al tuo di culo. Thank you.
Ho fatto click 10-7 di passo, tutti 10-7 con un po' di errori, quindi vuol dire che siamo lì. E adesso qualcuno qui proverà la mia moto. Sì, è un test ride, insomma, non è così. È il buon freccia verde. Pur parler. Io sorrido ma ho paura. Beh, vorrei dirti sbagli, invece ti dico che fai bene. Vai tranquillo, è una moto da corsa. Assolutamente. Vedrai quanto va in piega facilmente. Ok. Ci hai fatto il segno? Quale segno? No. Tirala da un bacetto prima di dargliela. No. Male. Fermatelo che gli do un bacio. Grazie. Assolutamente capire l'impostazione che c'hai, perché mi trovo tanto indietro col culo. E manubri sono larghissimi. Motore assurdo, anche se siamo in mappa 3, sì, quindi limitato, però veramente veramente divertente. Entra in curva che è una lama, il freno mi piace tanto, perché vabbè, io sono abituato ad avere l'ABS di mezzo che rompe le palle. Certo. Bello diretto così è veramente veramente figo, e ciclisticamente parlando è una lama. Il bello è che io stamattina cosa ho detto? Sapendo che le auto storiche avrebbero girato anche a pranzo, ho detto, vedrai che spaccano di nuovo. Infatti hanno rotto di nuovo e adesso praticamente c'è filler dalla curva 4 fino al traguardo. Cioè, nella parte di stamattina sembra a posto, lì no. L'idea era quella di girare anche il pomeriggio, ma la moto è a posto. Abbiamo trovato la quadra, abbiamo trovato un buon setup, io ho capito come si fa, quindi adesso si trattava solo di entrare, far chilometri e mettere in pratica il tutto, dato che non si può, cioè dato che è rischioso entrare così e forzare, perché l'obiettivo di entrare adesso era solo quello di spingere come un animale, ce ne andiamo a casa, anzi me ne vado in vacanza da quest'ora che non ho l'orologio. Iniziano ufficialmente le mie vacanze, saranno delle vacanze particolari perché ovviamente non riesco a stare senza andare in moto. E soprattutto io ho un campionato da provare a vincere tra un mese. Quindi lo vedrete nei prossimi video come saranno le mie vacanze. Portiamo giù le moto d'allenamento. Gireremo come dei pazzi perché devo fare tutto, 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 tutto il possibile e anche l'impossibile per provare a vincere.